Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo giunti alla seconda parte della missione principale Accademia di Polizia. Ecco qui, come vedete, la schermata iniziale, inizio seconda parte, quindi ragazzi facciamo partire subito il filmato. Come vi ho già detto nella prima parte, questo video qui non è in diretta, in quanto l'ho registrato di notte, però vedete qui, siamo nella seconda parte, io qui vi ho portato il gameplay e a parte vi sto facendo il commentary. Ragazzi, non c'è l'audio perché ho registrato parlando con i miei compagni in cuffie, quindi l'audio non c'è. Vi metterò, come nella prima parte, una musichetta di sottofondo. Ragazzi, qui stiamo continuando. Come vedete, una cosa fondamentale, ragazzi, sempre, dovete sempre ricordarvi, sono i rifornimenti. Quando arrivate a un checkpoint, cercate sempre i rifornimenti, che sulla minimappa sono segnati con una cassa bianca piccolina rigata. Quali sono i rifornimenti? Cercateli sempre, perché vi danno appunto tutte le munizioni per le armi e vi permettono di non avere poi problemi nella fase successiva. Ragazzi, qui stiamo andando avanti, vedete, stiamo cercando, perché qui, come vi ho detto già nella prima parte, non è un gioco solo di andare avanti e sparare, ma è anche un gioco di perlustrazione. Dovete perlustrare le aree, mi raccomando, non abbiate fretta. Qui ci è stato detto di cercare un eco, perché vi ho detto che nel gioco ci sono molte missioni secondarie. L'eco sarebbe praticamente una ricostruzione, vedete, tramite ologrammi virtuali di ciò che è successo in quell'area, che vi aiutano a capire la storia, la trama principale di The Division, perché The Division ha una trama principale da seguire. Quindi questi eco vi aiutano a vedere gli ologrammi di alcune ricostruzioni. Qui stavamo ascoltando la storia, quindi ci siamo fermati, vedete. Qui vi dicono anche chi sono i personaggi, vedete, identità sconosciuta, oppure magari se l'identità viene confermata vi dicono chi sono queste persone. Quindi ragazzi, anche mentre camminate per la città troverete questi eco, troverete intercettazioni telefoniche, troverete agenti scomparsi, troverete un po' di tutto su The Division. Quindi le mie sensazioni su questo gioco sono positive, ve lo consiglio al 100%, è un gioco secondo me diverso da tutti quelli usciti fino ad oggi. Vi devo dire la verità, non ho trovato bug, non ne ho trovati, tranne qualche veramente piccolissimo bug, tipo ogni tanto qualche mio compagno di squadra che sembra camminare come una marionetta, ma mi è capitato solo una volta e basta ragazzi. Quindi, con mia grande sorpresa, bug non ne ho trovati, almeno fino ad oggi. Io sono già a livello 12, ho perlustrato abbastanza e bug, video di verità ragazzi, non ce ne sono. Ragazzi, qui praticamente in questa missione, vedete qui ci sono armi a terra, dovete praticamente difendervi da questa ondata. Noi abbiamo fatto già un tentativo e siamo morti tutti e tre. Io l'ho saltato quella parte di video, perché praticamente se non vi disponete bene o se permettete ai nemici di avanzare troppo, vi vengono come detto incontro e vi uccidono. Quindi io quella parte l'ho saltata, perché siamo morti dopo pochissimo comunque, e ho detto ai miei compagni in game, ci dobbiamo organizzare meglio, quindi dobbiamo stare più sulle posizioni, e come entra qualcuno dobbiamo subito ucciderlo, non permetterlo di avanzare, perché sennò poi avanzano anche i suoi compagni. E così abbiamo iniziato a fare. Infatti notate qui, vedete, sono già entrati in due, sono rossi, quindi livello base, vedete, abbiamo iniziato a sparare. Io mi sono messo lateralmente, quindi ho lasciato loro due frontali e io laterale, proprio per cercare di... Qui ho fatto una pazzia, cioè ragazzi, mi sono buttato per andare a prendere i proiettili, vedete, sono stato colpito e sono diventato rosso, perché i cecchini sono la cosa più pericolosa che c'è in The Division. Cioè ragazzi, il fucile di precisione, un colpo massimo due vi butta giù, è un'arma potentissima, come anche i fucili a distanza ravvicinata sono tremendi. Però ragazzi, veramente l'arma più pericolosa che c'è secondo me in questo gioco è il fucile da cecchino, vi tira giù che è una bellezza. Qui avete preso nel frattempo una granata EMP e guardate a terra, vedete quella mitraglietta? Eccola, vedete, accanto a me c'è questa mitraglietta. Questa vi viene data se sviluppate il reparto tecnologico o di sicurezza, ora non ricordo. Quindi nel frattempo l'hanno distrutta. Queste mitragliette ragazzi sono molto molto utili, perché tengono a distanza appunto i nemici, non permettono di avvicinarsi. Un'altra cosa da fare è, non è sempre affacciarsi e mirare, ma vedete come sto facendo in questo momento, e alle volte anche sparare, vedete, senza mirare, perché ragazzi, se vi affacciate i nemici vi posso garantire che vi killano con una facilità assurda e impressionante.
sono molto molto forti nel mirarvi, anche se state sparando loro comunque vi sparano. Lì in alto, non so se state notando, c'è quella luce. Cioè, vedete, qui, quando avete illuminato di rosso, vedete, vuol dire che avevano buttato una bomba. Infatti qua mi hanno ucciso. Mi hanno quasi ucciso. Ora io dirò ai miei compagni di aiutarmi e di rianimarmi. E infatti, vedete, sono stato aiutato da Loki. E io direi, cioè di conseguenza, non mi ero accorto che c'era anche un altro mio compagno a terra, George. E quindi ora vedrete che lo vado ad aiutare. Vedete, lui mi ha chiamato, mi ha detto che stava a terra. Ecco qui. E quindi subito lo vado a rianimare. Quindi gioco di squadra importantissimo in The Division, ragazzi. Mi raccomando, giocate di squadra. Lui addirittura, vedete, quando si va a finire proprio a terra, ci si mette più tempo a rianimare. Però, ragazzi, vedete, con un buon riparo, un buon gioco di squadra, non ci sono problemi. Usate le bombe, ma più che potete, più non posso, usate bombe, ragazzi. Se avete qualsiasi armamento, utilizzatelo. Ora Giorgio butterà, Heavy George butterà di nuovo la torretta. Cosa fondamentale. Ecco, vedete, quello l'ho ucciso senza mirare. Quindi alle volte, ragazzi, non conviene affacciarsi, soprattutto quando ci sono fuori i cecchini, perché vi distruggono subito. Ragazzi, altri consigli che fino ad ora vi posso dare su The Division. Ecco, vedete, ho appena buttato la torretta. Eccola lì. Vedete, quel riquadro blu della torretta, che poi gli viene anche violata. Non so come abbiano fatto i nemici, ma le l'hanno violata. Quindi l'hanno disattivata a distanza. Ragazzi, altri consigli su The Division è quello di prendervela con comodo, come vi ho già detto, di esplorare molto le aree. La cosa che mi piace tantissimo è che mentre state camminando per andare magari a fare una missione, prima di arrivare alla missione trovate sempre comunque nemici per le strade, che comunque ormai New York è devastata, quindi troverete sempre comunque battaglioni di nemici così che percorrono le strade da dover uccidere. Trovate missioni secondarie mentre state camminando, quindi dovete magari aiutare gli agenti di polizia che sono rimasti, che non sono della divisione, sono praticamente degli agenti di polizia con delle mimetiche verdi, degli abiti verdi, sarebbero tipo dei vigili inglesi, per così dire, anzi scusate, americani, che sono la resistenza. Quindi, oltre alla divisione, c'è questa resistenza e anche loro vi aiuteranno a combattere. Quindi ragazzi, io vi consiglio di prendervela molto con comodo, farvi tutte le missioni secondarie che trovate, farvi con calma quelle principali, di sviluppare, ricordatevi, tre reparti medico, di sicurezza e tecnologico. Mi raccomando, quando andate in qualsiasi area, qualsiasi negozio, perlustrate tutti i negozi che trovate davanti, perché nei negozi troverete parti elettroniche e parti di tessuto che saranno fondamentali. Un'altra cosa, ragazzi, dedicatevi. Tra una missione e l'altra, dedicatevi allo sviluppo del personaggio. Quindi, prima di iniziare una missione, magari tornate alla base operativa, al centro operativo, sbloccate i rifugi, così poi potete andare con lo spostamento rapido da un'area all'altra senza dovervi ripercorrere a piedi, perché in questo gioco non troverete mezzi di trasporto, quindi macchine, motori, nulla, dovete camminare a piedi, dovete usare la pedovia. Quindi cercate di sbloccare i rifugi di ogni nuova area che scoprite. Andate spesso al centro operativo, magari acquistate armi, acquistate comunque equipaggiamento idoneo alla missione e sviluppate il personaggio. Prendetevi del tempo per scegliere armi idonee o comunque per scegliere equipaggiamento idonei. Non andate di fretta, questo è il consiglio che vi do. Se volete fare The Division dovete farlo con calma. Quindi ragazzi, quello vedete lì sopra nel frattempo che stiamo cercando di buttare giù è un cecchino. Vedete, la luce gialla che ogni tanto appare è lui che sta cercando di mirarci. E quindi io cosa faccio? Vedete, prima di... Ora fra un po' lo vedete... Ecco, nel frattempo il mio compagno è stato di nuovo ucciso. Cioè è stato colpito, non è ancora morto. Io ovviamente qui mi sono esposto a un rischio, perché se mi colpivo il cecchino finivo a terra pure io. Per fortuna mi sono subito nascosto. E ora ragazzi, uso una strategia. Vedete, guardate un po'. Come lui si affaccia. Guardate. Che lì giù ce n'è un altro ancora da uccidere. Però vedete, c'è il mio compagno dietro, Loki Doki, che sta affrontando quello con l'energia gialla. Vedete, io inizio a fare questa tattica qui, che è poi risultata vincente. Cioè non do più tempo e modo al cecchino di sparare, perché vedete, ricarico. Come lui si affaccia, io lo miro e lo sparo. Vedete, il cecchino è costretto a nascondersi. Quindi lui si riaffaccia e io sono già lì pronto. Vedete, lui già col puntatore giallo. Vedete? In questa maniera ho evitato al cecchino di colpirci e
gli altri due miei compagni si sono potuti dedicare a quello con l'energia gialla, che è il più potente, che per fortuna questo cecchino qui, ragazzi, aveva solamente energia rossa, quindi non era né viola né giallo, che sono, vi ricordo, più potenti. Io ci sto mettendo un sacco di tempo a buttarlo giù, perché come vedete io sono di livello 12, il cecchino è di livello 16, quindi ragazzi ha 4 livelli più del mio, e buttarlo giù non è facile. Ah, un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi, molto importante, è che quando giocate in squadra, se un vostro compagno uccide un nemico, qui nel frattempo ci hanno buttato una bomba perché c'era, non ricordo male, un altro cecchino che è apparso all'ultimo. Ah no, è sempre quello con il livello 16. Una cosa molto importante, ragazzi, è questa. Se giocate in... ecco lì nel frattempo, ragazzi, quel personaggio rosso, eccolo lì, vedete, è apparso un altro cecchino che qui mi ha pure colpito. Era molto più aggressivo del primo che avevo già ucciso. Infatti ora mi sposterò più avanti, ma accorgerò a mie spese che questo cecchino è molto più forte. Una cosa che vi stavo dicendo, ragazzi, molto importante, è che quando giocate in squadra, se il vostro compagno uccide un nemico, i punti esperienza non vanno solo al compagno che ha ucciso il nemico, ma vanno a tutti e due, tutti e tre, tutti e quattro. Perché vi ricordo che qui il massimo è di 4 componenti in un gruppo. Quindi non vi preoccupate se magari fate poche kill personalmente, cioè se uccidete poco voi, date voi l'ultimo colpo ai compagni, perché quando un nemico va a terra, i punti esperienza, se sono 100, se sono 200, vanno a tutti e 4 e non solamente a voi. Quindi questa è una cosa bellissima. Ecco qui, ragazzi, vedete, io qui vado in prostrazione e la missione è terminata. Però come vedete, io qui ho raggiunto anche il livello 13. Quindi come vedete, qui ragazzi ci stiamo salutando perché la missione è finita. E quindi è importante, ragazzi, fare anche molta perlustrazione, ricordatevelo. E ragazzi, allora, con questo si conclude il video. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, commentate, condividete. Come sempre, ragazzi, commentate se volete dirmi qualcosa, se avete consigli da darmi o da dare a chi vedrà questo video. Scrivetelo pure qua sotto, scrivetemi pure le vostre esperienze che state avendo su The Division, che trovo un gioco veramente eccezionale. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo video, qui da Angelo Nero 83 è tutto, bella!